stamattina qui per la presentazione dell'Osservatorio Oncologico il dottor Antonio Marfella, il professor Antonio Marfella, da sempre impegnato nelle battaglie per l'ambiente e per tutto ciò che è patologia oncologica. Un bel traguardo stamani qui, dottore. Dottore Antonio Marfella, Antonio Marfella, certo. dottore, non professore, ma comunque sì, è importantissimo che finalmente, fino ad oggi, non avevamo ancora, ed è veramente un paradosso, un sistema epidemiologico avanzato e ben organizzato in rete. Ovviamente il comune, diciamo, anche da tempo stavamo in collegamento, non è il principale attore. Il comune è un attore che in questo momento recepisce un segnale di necessità di approfondire studi epidemiologici e cerca quindi di organizzarsi in questo senso, ma l'attore principale resta la Regione Campania. Ovviamente ci auguriamo che proprio a seguito o comunque in parallelo a questa iniziativa, volendo appunto dimostrare che ognuno è più bravo dell'altro, ci auguriamo che la Regione Campania quanto prima anche provveda a licenziare quella che è in gestazione ormai da più di 2 anni e mezzo, cioè una valida rete dei registri tumori regionali. Ricordo che senza questa valida rete noi non potremmo mai considerare una valida programmazione sanitaria, sia in termini di prevenzione, di bonifiche e soprattutto di reale entità di tutto il danno ambientale che ormai è acclarato, ma soprattutto, ripeto, è l'unico modo che può consentire finalmente ad indirizzare correttamente non solo i necessari interventi sanitari, ma attenzione, soprattutto i necessari interventi di bonifica e di controllo del territorio. Certo. Cioè, quello che noi dobbiamo dire, grazie a questi strumenti, è che non tutta la Campania è inquinata. La Campania è inquinata in maniera purtroppo grave per non più del 3-4% del territorio. Avendo questi strumenti, noi possiamo identificare con esattezza i punti su cui intervenire, ripeto, non soltanto in termini sanitari, ma soprattutto in termini di controllo del territorio, in termini legali, in termini di, ad esempio, monitoraggio della reale situazione dei rifiuti. Io ricordo sempre, perché di questo lo ribadisco sempre, lo ribadirò sempre, il vero problema dei rifiuti in Campania non è quello dei rifiuti urbani, ma è quello dei rifiuti industriali di cui non si parla proprio e che per i quali continuiamo a non avere alcun monitoraggio efficace. Certo, sono occultati. Non sono occultati, c'è una, diciamo, registrazione soltanto cartacea, per cui chiunque vuole sversare o cambiare destinazione d'uso o cambiare natura ai rifiuti, purtroppo abbiamo imparato molto bene che è estremamente facile. È veramente assurdo però nel 2012 che ognuno di noi, sia in termini di sanità, basta ricordare che ognuno di noi che si ricovera oggi ha un doppio archivio informatico e cartaceo, ognuno di noi può essere tracciato col cellulare acceso in tasca. Sembra veramente incredibile che nel 2012 i rifiuti tossici industriali siano tracciabili soltanto su carta. Lei crede che da oggi, con questa sinergia che si è venuta a creare, si potrà fare chiarezza e quindi si potranno risolvere tante situazioni che sono ancora lì in stallo e non chiare? Sicuramente sì, però vorrei sottolineare un dato, non di mia competenza, ma politico. Parlo adesso da cittadino, come ognuno di noi che si occupa del problema. Io vedo una cosa positiva, non in termini di sinergie, ma vorrei proprio una vera concorrenza. Come nel privato è la concorrenza che aiuta il consumatore, noi quello di cui abbiamo sofferto in Campania è proprio la mancanza, l'assenza di una vera maggioranza e di una vera opposizione e anche di forze politiche tra loro in sana, leale e democratica concorrenza. Non mi dispiace che il comune fa concorrenza alla regione e viceversa, ne abbiamo solo da guadagnare. Allora io la ringrazio e ci auguriamo che questa gara, tra virgolette, porti a qualcosa di positivo. Io comincio a vedere che si fa e adesso aspetto la regione che risponda ancora meglio. Grazie, dottor Marfella, grazie. Siamo con la dottoressa Maria Grimaldi, parte del team per l'Osservatorio Oncologico. Noi la ringraziamo che non ha lasciato Napoli, ma che insieme ai suoi colleghi partecipa a questo evento importantissimo. Infatti a me quello che premeva sottolineare è che l'identità di questo osservatorio
associazione, ANGIR, Associazione Napoletana Giovani Ricercatori, è costituita proprio, è racchiusa proprio in questo titolo. Siamo giovani professionisti napoletani, per lo più al di sotto dei 35 anni e per lo più donne, che hanno accumulato degli anni un'esperienza in campo oncologico, lavorando per il Policlinico, il Pascale, l'Istituto Melanoma Italiano, e proprio questa esperienza pluriennale ci ha portato appunto ad elaborare questo progetto dell'Osservatorio Oncologico, che prevede appunto di analizzare il trend di mortalità negli ultimi 10 anni nel comune di Napoli, anche perché è un territorio che comunque attualmente è scoperto per questo tipo appunto di analisi, e quindi speriamo di dare dei dati e di comunicare alla popolazione napoletana quali sono i rischi a cui è esposta, e soprattutto comunicare ai giovani attraverso incontri nelle scuole, nelle università, nelle associazioni giovanili, quelli che saranno i risultati, per sensibilizzarli ad assumere corretti stili di vita, ma soprattutto per sensibilizzarli ad una prevenzione per quanto riguarda il rischio oncologico. Quindi finalmente si farà chiarezza, si avranno dei dati, delle statistiche, e sicuramente si riuscirà forse anche a contenere il tasso di mortalità con una cura preventiva. Assolutamente, bisogna cambiare un po' gli stili di vita, però per farlo bisogna conoscere quelli che sono i reali dati per quartiere. Grazie per il suo lavoro. Prego. Grazie.